A meno di 48 ore dalle elezioni regionali in Campania, cresce l'attesa tra i cittadini di Torre del Greco per il ritorno alle urne, previsto nelle giornate di domenica e lunedì. I torresi hanno espresso parere e convinzioni sui candidati alla presidenza della Regione Campania e sul referendum per il taglio dei parlamentari. Secondo la maggior parte degli intervistati, De Luca sarebbe il favorito nella corsa alla presidenza della Regione Campania. Non manca inoltre chi si appella al senso di responsabilità del popolo, invitando i cittadini a tornare al voto, ribadendo l'importanza delle elezioni in un momento storico così delicato. Io voterò sempre alla stessa maniera, cioè io sono di sinistra e voterò De Luca per le regionali, anche se nel passato insomma, ha lasciato diverse cose in sospeso, soprattutto la storia dell'ospedale Maresca di cui non si è mai occupato a fondo. Quindi vede ancora De Luca favorito oppure potrebbe esserci un exploit della destra o la sorpresa Ciarambino Movimento 5 Stelle? Ma neanche per sogno, De Luca fino alla fine. E per quanto riguarda il referendum, è a favore del sì o a favore del no? Sa che sono ancora incerta perché finora ero stata accanitamente dalla parte del no. Adesso all'idea che il governo potrebbe subirne qualche scossone se aumentano troppo i no, sono tentata di votare sì, perché questa non è una cosa seria, questa del referendum, diciamo la verità. È una prova che non mette in gioco il Parlamento, la struttura che richiederebbe ben altre modifiche. Io sono d'accordo con l'eliminazione della bicamerale, però adesso ci sono altre considerazioni che bisogna fare, per cui forse voterò sì. Prevede una certa affluenza per queste elezioni regionali 2020? Io prevedo l'affluenza, sì, la prevedo. E onestamente io voterò il sì per il taglio dei parlamentari. E poi voterò, io che ho pienamente fiducia per Vincenzo De Luca, voterò per Vincenzo De Luca perché per me è stato l'unico che in Campania, la regione dove vivo, ha fatto cose buone. Sono contento per Vincenzo De Luca. Sono convinto pure che Vincenzo De Luca vincerà le elezioni a man bassa, perché è uno che vale e merita. Secondo lei quindi Vincenzo De Luca trionferà a queste elezioni? Sì. E cosa può fare ancora per la nostra regione? Per la nostra regione Vincenzo De Luca deve fare quelle cose che stanno dicendo. Io lavoravo al Maresca e loro devono prendere degli impegni per gli ospedali che hanno chiuso, che ci siamo trovati in difficoltà per la sanità. Devono riaprire il Maresca, l'ospedale di Gragnano, la Scalesi, tutti gli ospedali di zona e della provincia di Napoli, che ne abbiamo bisogno e che è molto importante per me. Chi è il favorito secondo lei? Io credo De Luca, credo. Potrebbe esserci un exploit di Caldoro o Ciarambino Movimento 5 Stelle? Beh, penso Caldoro, poi ci potrebbe essere. 5 Stelle non credo. Ci sarà affluenza alle elezioni di quest'anno, prima volta che si vota a settembre? Poca. Poca affluenza quindi? Poca affluenza, sì, senz'altro. E per quanto riguarda il referendum, è a favore del taglio dei parlamentari? Penso che forse è meglio il no che il sì, anche perché altrimenti rimangono delle regioni scoperte. Ci sono altre misure che lei adotterebbe per il Senato e per i parlamentari? Basterebbe diminuirsi un po' lo stipendio e tutto sarebbe risolto. Si risparmierebbe e ci sarebbe il personale. Io penso sempre De Luca. Perché penso che abbia dimostrato quello che, di cui ha bisogno la regione intera, diciamo, di poter rispettare le aspettative che un cittadino merita, per cui ha dato garanzia anche nel senso che ogni cittadino ha bisogno di una persona alle spalle che gli dia garanzia, e lui penso che sia stato una persona adatta al ruolo che occupa oggi. Ci sarà una certa affluenza a queste elezioni? Sì, io penso di sì, perché diciamo il cittadino vuole una risposta, diciamo anche dopo le ultime vicissitudini che stiamo vivendo un po' tutti quanti, i cittadini, come mi ripeto, ha bisogno di garanzie, cerca una risposta. Referendum sul taglio dei parlamentari, voterà per il sì oppure per il no? Io sicuramente per il sì, perché ritengo che questi fondi che l'Italia ha, questi soldi, bisogna spenderli in modo ponderato, in modo giusto. Ci sono quindi altre riforme da prendere in considerazione? Le riforme in questo momento
servono per dare anche garanzia all'Europa, perché l'Europa se sborsa dei soldini, anche se in prestito, ma vuole in cambio le riforme che noi dobbiamo presentare. Secondo me il favorito sarà De Luca, sicuramente. Poi il secondo sarà il 5 Stelle. Ci sarà affluenza a queste elezioni? Sì, la gente ci va, specialmente per votare sì, per togliere i ladroni dal Parlamento. Bisogna votare sì tutti quanti, perché dobbiamo togliere tutti i ladroni che stanno da 30 anni al Parlamento. E bisogna votare sì. Io penso a tutto il lavoro che è stato fatto, sicuramente sarà il presidente De Luca. Prevede quindi un De Luca bis? Si è mosso bene il governatore? Da parte mia sì, sicuramente, perché lui si è attivato tanto per la campagna, ma anche portando delle problematiche nell'ambito nazionale. Le persone vanno a votare, le persone sentono l'elezione regionale. E per quanto riguarda il referendum sul taglio dei parlamentari, è a favore del sì oppure a favore del no? Ma guarda, io sento la voce del popolo, io sono in mezzo alla strada, io penso che sicuramente molti voteranno per il sì. Elezioni 2020, per la prima volta si vota a settembre, chi è il favorito in campagna? Penso De Luca sicuramente. Dopo il comportamento che ha avuto nel lockdown, sicuramente è tra i favoriti nei pronostici, diciamo. Ci sarà affluenza secondo lei? Metti in conto che normalmente quasi il 50% qua già non va a votare nella norma. Adesso è una situazione un poco particolare, quindi può darsi pure che c'è un po' di assenteismo maggiore. De Luca bis, il ritorno del centrodestra o un exploit dei 5 Stelle? Cosa prevede lei per queste elezioni? Io mi auguro il meglio. Non saprei. L'importante sarebbe che facciano qualcosa di positivo, che siano di un lato o dall'altro, però io mi auguro che si faccia seriamente, perché la situazione non è delle più semplici. Quindi chiunque salga, buon lavoro, però che sia positiva l'impegno. La gente andrà alle urne? Io spero proprio di sì, almeno da un sondaggio fra amici ho visto che molti sono intenzionati ad andare a dare il loro contributo. È giusto andare a votare in un periodo come questo? Onestamente l'avrei rinviato per qualche altro mese, magari a dicembre o a gennaio addirittura, perché la situazione è un po' delicata e secondo me alcune persone non andranno neanche a votare. Chi è il favorito in campagna secondo lei? Da quello che ho potuto capire mi sembra che il presidente uscente, però non posso dire di più, cioè nel senso che sapete com'è, il voto è segreto. Sono contrario al taglio dei parlamentari, si devono solo abbassare gli stipendi, ma non abbassare i parlamentari, perché altrimenti rischiamo di dare tutto in mano a solo poche persone ed è rischioso. Si devono abbassare gli stipendi, questo, perché non esiste che un parlamentare italiano deve prendere 30.000 euro al mese, quando un metalmeccanico che lavora 12 ore al giorno prende 1.600 euro al mese. Loro che fanno per prendere 30.000 euro al mese? E per quanto riguarda la presidenza della Regione Campania, un De Luca bis, un ritorno di Caldoro oppure l'exploit dei 5 Stelle? Non sono d'accordo con il ritorno di De Luca solo per un motivo, vuole fare lo sceriffo, ma gli mancano pistole e proiettili.